momento più commovente per me è stato quando siamo andati all'orfanotrofio di Minsk. Ho provato emozioni forti perché mi ha rispecchiato molto il mio passato, quello che ho vissuto. E come è stato ripercorrere il mio passato da piccola, dopo 15 anni e mezzo, entrare in un orfanotrofio è stato veramente emozionante. Il momento più divertente è stato all'orfanotrofio di Gomel, quando sono stata con i ragazzi della mia età. Abbiamo ballato insieme, cantato, un po' di tutto. Vorrei riprovare questa esperienza perché è stata molto positiva per me. Chi pensa che è una cosa negativa andare negli orfanotrofi non dovrebbe pensare così, perché c'è molto di più da scoprire. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong with you. You belong with me, my sweet home. I belong with you. You belong with me, my sweet home. I don't think you're right for him. Think of what it might have been if you took a bus to Chinatown. I'd be standing on Canal and Bowery. She'd be standing next to me. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi silenzio. Siamo in una casa e una signora, che casualmente l'abbiamo incontrata, ci ha ospitato e adesso andiamo a bere un po' di tequila. Coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Ho visto dal telefono.
Wow! Crasiva! Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Dei bambini appunto a Minsk, che si notava veramente tanto. Noi non ci rendiamo conto, ma siamo veramente fortunati, che diamo per scontate cose che invece non dobbiamo dare per scontato di avere. E venire, perché penso sia una realtà che comunque tutti dobbiamo conoscere, uscire dai nostri piccoli schemi. Ok, perfetto, grazie mille.